di materie scientifiche del Collegio Ghislieri, di cui sono parte. Siamo più conosciuti con il nome di Indiscienza, che è il festival scientifico di divulgazione che organizziamo ogni anno nella cornice del collegio. In occasione della Biotech Week abbiamo deciso di concentrarci sul ruolo delle biotecnologie nella nostra alimentazione, appunto il titolo Pranzo nel 2050, in particolare per quanto riguarda le piante. Appunto, nel primo appuntamento, 2 giorni fa, abbiamo parlato di piante geneticamente modificate, di come si generano, del loro pro e del loro contro. Ieri invece abbiamo trattato del tema della sostenibilità e in particolare l'uso sostenibile delle risorse agricole per produrre queste piante. E questa sera esploreremo più in dettaglio gli usi più disparati delle piante transgeniche, dall'alimentazione alla produzione di farmaci e vaccini. Dunque vi presento l'ospite d'onore di stasera, il nostro speaker, il dottor Stefano Bertacchi, biotecnologo industriale e dottorando all'Università degli Studi di Milano Bicocca. Si occupa dello sviluppo di bioraffinerie di seconda generazione mediante l'uso di microrganismi geneticamente modificati o meno. È conosciuto anche come divulgatore scientifico su vari social e anche scrittore, in quanto autore di Geneticamente modificati, viaggio nel mondo delle biotecnologie, edito OEPI nel 2017. Detto questo, lascio la parola al dottor Bertacchi e vi auguro un buon ascolto. L'unica cosa, magari le domande le lasciamo alla fine per appunto lasciare spazio al nostro relatore. Grazie per l'attenzione. Ottimo, grazie mille Beatrice per l'introduzione, grazie a tutti voi per essere qui, soprattutto grazie a Indiscienza e ai ragazzi del Ghisleri per l'invito. Allora, adesso vi condivido, aspettate, ho sbagliato, condivido lo schermo, questo qua. Vediamo se parte, la vedete? Sì, si vede. Ok. Non guardate a sinistra che ci sono spoiler. Ok, eccola qua. Ok, perfetto. Ah, grazie a tutti. Come vi ha anticipato Beatrice, io mi occupo di biotecnologie industriali presso l'Università Bicocca, Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, dove sto svolgendo il dottorato di ricerca nell'ambito delle biotecnologie industriali. Ma oggi vi parlerò delle biotecnologie invece verdi, quelle vegetali. E come diceva Beatrice, alla fine voi potrete fare domande, ma inizio facendone io una, come se fossimo a chi vuole essere milionario. Vi chiedo, quante specie diverse di piante geneticamente modificate sono state approvate nel mondo? E come il buon Jerry, vi do 4 opzioni. A, poco meno di 1100, B, una trentina, C, circa 650, D, poco più di 150. Ora, qui vi ho messo gli aiuti, ovviamente essendo online non andate a cercarlo, anche perché sarebbe difficile trovarlo, quindi provateci anche. Datevi la risposta, tenetevela nella vostra testa, poi più avanti vi darò la risposta, quindi provate a rispondere. Vi lascio un attimo, decidete, scegliete, date la vostra risposta definitiva e poi vediamo, però poi dopo dovete essere sinceri se l'avete azzeccata o meno. Benissimo, un minimo di contesto, cosa sono le biotecnologie? Le biotecnologie, da definizione di dizionario essenzialmente, sono tecnologie che controllano e modificano l'attività biologica degli esseri viventi per ottenere prodotti a livello industriale e scientifico. Capite bene che una definizione così è abbastanza ampia, infatti all'interno delle biotecnologie abbiamo diversi ambiti, le biotech rosse che sono quelle mediche, le biotech verdi che sono appunto quelle vegetali, le biotech bianche, che sono quelle industriali di cui mi occupo io, e per esempio anche le biotecnologie grigie, che sono quelle che si occupano dell'ambiente. In realtà, prendendo questa definizione di biotecnologie, questa scienza è molto antica, perché il poter sfruttare un essere vivente per produrre qualcosa che ci serve è qualcosa che facciamo da millenni. Basti pensare che gli egizi stessi facevano la birra e il pane usando Saccharomyces cerevisiae, ovvero un lievito che è un essere vivente senza saperlo, quindi di fatto è una trasformazione biotecnologica, un processo biotecnologico, quindi noi le chiamiamo biotecnologie classiche. Anche la produzione del vino, dello yogurt, del formaggio vanno in questa direzione, quindi di fatto gli esseri umani sono da sempre stati dei
biotechnology. Ma ovviamente la situazione è cambiata nel tempo e possiamo vedere qui come abbiamo questo report di Bio in Italy, di Assobiotech, quindi è consociata di Federchimica, in cui fa vedere la situazione delle biotecnologie in Italia. Questo è il report del 2019, vedete in alto a sinistra dove le biotech rosse sono quelle che si prendono la fetta maggiore del numero di imprese, seguite da quelle industriali e ambientali, mentre agricoltura e zootecnia, quindi insieme agricoltura e zootecnia, quindi neanche solo quelle verdi, si prendono solo il 9%. Le percentuali degli investimenti è ancora di più sbilanciata nei confronti delle biotecnologie rosse, mentre gli investimenti in agricoltura, zootecnia, biotech sono molto bassi, meno del 2%, mentre vedete che appunto la distribuzione del fatturato anche qui è nettamente a appannaggio delle biotecnologie farmaceutiche. Ci sono diversi motivi e uno di questi è, e lo vedremo più avanti, del perché le biotecnologie vegetali in Italia arrancano così tanto. E uno dei motivi è ciò che noi pensiamo, noi come italiani, riguardo gli OGM. Questa è una schermata che ho fatto io di Google Immagini, letteralmente ho scritto OGM e ho preso le prime due strisce di immagini che ho trovato. Adesso questo l'ho fatto qualche anno fa, provate voi a farlo adesso, vedete fuori cosa, vedete cosa vi viene fuori. Io ho trovato questo e dopo essere svenuto sono risalito e mi sono reso conto che oltre alla quantità di disinformazione che già semplicemente queste due linee di immagini diciamo divulgano, si può anche fare un discorso molto interessante, perché già questo è abbastanza indicativo di ciò che gli italiani possono pensare degli OGM, perché se tu cerchi OGM letteralmente questo trovi. Partiamo da questi tre. Quindi abbiamo tipo un limone che è dentro un po' un limone, un po' un kiwi, un po' un pompelmo, un'arancia che è dentro un kiwi e una mela che è dentro un'anguria, facendo passare l'idea che questi sono gli OGM che noi potremmo mangiarci. In realtà ovviamente non esistono, non c'è una mela che è dentro un'anguria, ma questa idea del cibo Frankenstein è abbastanza diffusa ed è un qualcosa che si attacca molto bene agli OGM. Qui ho preso due immagini contrarie agli OGM che dipingono appunto gli OGM come qualcosa di mostruoso. Da un lato abbiamo appunto la tigre, la famosa tigre dei Kellogg's, che però è vestita come il mostro di Frankenstein e brandisce questa provetta in cui c'è una pannocchia, evidentemente OGM, e appunto come vedete che è untested, unlabeled, quindi non è testato e non è segnato in etichetta, cose non vere, come vediamo più avanti, e poi anche perché i bambini potete trovarvi pezzi di cromosoma dentro che sono croccanti. Dall'altra parte un'immagine forse ancora più evocativa, che chiaramente riprende la famosa scena del film Frankenstein Junior, in cui il dottore fa dare in vita il mostro. In questo caso il mostro è il salmone OGM è l'unico animale geneticamente modificato sul mercato per il consumo umano, e appunto in questo caso l'Igor di turno dice: padrone, è vivo, ma sarà sicuro da mangiare, e l'altro gli dice: boh, mandiamolo sul mercato e vediamo cosa succede, facendo passare l'idea che non ci sia alcun tipo di controllo sugli OGM, quando in realtà così non è. In realtà, parlando di incroci, gli incroci tra specie diverse sono qualcosa di assolutamente naturale, perché i microrganismi sono molto bravi a passarsi tra loro, ma anche le piante si incrociano per conto proprio e anche gli animali. Noi esseri umani abbiamo osservato questi fenomeni e abbiamo essenzialmente dato la precedenza all'incrocio, come ci dice questo cartello, selezionando degli incroci che ci potessero essere utili. Due esempi, per esempio il mulo, che non mi ricordo mai se è il cavallo maschio con l'asina femmina o al contrario, l'altro è un bardotto, ma niente, ed è un animale che in natura non potrebbe sopravvivere, perché sappiamo essere sterile, quindi sarebbe controselezionato, una cosa che ha fatto l'uomo. Similmente un mandarancio che ci mangiamo normalmente d'inverno, nessuno grida lo scandalo, in realtà è un incrocio tra due specie diverse. E nonostante sia incrociare questi genomi come prendere due mazzi di carte e mischiarli insieme completamente a caso, questi qui non sono classificati
come OGM, quindi non ricadono nell'insieme di OGM. Un'altra immagine era questa, in cui abbiamo un chiaro riferimento al nucleare e alla radioattività, facendo passare l'idea che gli OGM si ottengano grazie all'uso di radiazioni o siano radioattivi per qualche motivo. In realtà così non è, e anzi, uno dei grani che noi mangiamo primariamente anche in Italia e che esportiamo è il grano creso, deriva da una variante che è stata bombardata con raggi mutageni che hanno causato tantissime mutazioni. Poi cosa è successo? È stata fatta una vera e propria, caccia all'identificato, in cui alcune piante mutate crescevano poco, altre morivano addirittura per le mutazioni, altre crescevano così così, poi ce n'erano alcune che spiccavano, crescevano bene, producevano i chicchi necessari, eccetera, eccetera. Quindi da lì poi dopo è stato ottenuto il creso. Quindi di fatto il creso deriva da un fenomeno di mutagenesi indotta da radiazioni completamente casuali, poi abbiamo selezionato. Ma non è che per questo motivo questo grano è radioattivo e quindi se lo mangi ti dai dei poteri e boh, diventi tipo l'uomo grano, che non so che tipo di superpoteri potrebbe avere, perché la radiazione causa le mutazioni, ma poi dopo quelle rimangono, della radiazione non c'è più traccia. Nonostante tutto questo casotto, in realtà nemmeno il grano creso è considerato OGM. Quindi ora ci si potrebbe chiedere, fare la domanda del brocaliffo: cosa essere tu, brocaliffo di Alice al Paese delle Meraviglie, cosa sono gli OGM? Beh, qui abbiamo in cui l'incrocio tradizionale e mutagenesi indotta a radiazioni non ricadono insieme OGM, ricadono invece i frutti dell'ingegneria genetica. Paradossalmente, se andiamo a vedere il numero di geni modificati o comunque coinvolti in questi processi, negli incroci tradizionali sono migliaia, perché come dicevo mischi due genomi, nella mutagenesi non è dato sapere perché appunto è casuale, nella ingegneria genetica, siccome lo fai tu direttamente, sono un numero limitato che può arrivare a qualche decina con le nuove applicazioni di biologia sintetica. Questo può sembrare un po' un paradosso, ma il discorso è che la definizione di OGM, più che essere una definizione scientifica, è una definizione giuridica, ok? Con la conseguente problema che paese che vai, legge che trovi. Quindi, come vedremo anche più avanti, si crea tutta una confusione incredibile, perché in alcuni paesi un organismo è un OGM, in altri paesi non lo è. Ritornando alle due stringhe di immagini, abbiamo queste immagini in cui viene iniettato nel pomodoro qualcosa che da un lato è verde con un chiaro riferimento alla radioattività, l'altro è rosso con un chiaro riferimento al sangue, come se i pomodori fossero rossi perché gli iniettiamo dentro il sangue, facendo anche passare l'idea che questo è il modo in cui si modificano le piante. In realtà non è così tanto semplice, perché una delle metodiche con cui si possono ottenere gli OGM è la transgenesi. La transgenesi è un processo per cui si inserisce un pezzo di DNA derivante da una specie all'interno di un'altra specie. In questo caso la specie ricevente può essere il pomodoro e la specie donatrice può essere una qualunque specie. Può essere un'altra pianta, può essere un animale come uno squalo, può essere anche un virus che voi li considerate esseri viventi o meno, ma può essere anche una sequenza che non esiste, quindi è qualcosa che io scrivo al computer, creo un gene sintetico. Esistono dei servizi per cui io scrivo letteralmente su Word una sequenza che voglio, totalmente esistente in natura, la mando a un'azienda, l'azienda me la produce per pochi centesimi a paia di base e poi me la manda, e quindi io ce l'ho e la posso utilizzare. E la posso inserire all'interno del pomodoro, ma la posso inserire all'interno anche di un lievito o di un animale, eccetera, eccetera. Quindi quelli diventano dei transgenici. Due degli organismi transgenici più famosi sono sicuramente la fragola pesce e il pomodoro merluzzo. Sono famosi perché sono stati modificati in modo da resistere al freddo, prendendo un gene di una proteina che permette al pesce di resistere a basse temperature. Il problema è che queste piante hanno causato delle forti reazioni allergiche e molte persone sono anche morte, quindi questo è quello che potreste sentire in giro. C'è solo un piccolissimo problema, un dettaglio insignificante, che questi non sono mai esistiti, non sono mai andati sul mercato, quindi ovviamente nessuno può aver mai mangiato la fragola pesce ed esserne morta, ok?
eppure se ne racconta ancora in giro, nonostante Bressanini ne ha parlato nel 2007 ed Efez nel 2014, quindi parliamo di tanti anni fa, eppure questa storia qua la si sente ancora in giro. Col pomodoro qualcuno ci ha provato a modificarlo con un gene, diciamo, che prevenisse il congelamento, ma non ha funzionato, quindi sul mercato voi non li trovate. Come però è possibile modificare geneticamente una pianta? Beh, uno dei modi è utilizzare un batterio che è Agrobacterium tumefaciens, che il nome ci suggerisce che ha a che fare con le piante, ma anche a che fare con i tumori. In particolare è in grado di causare un tumore nelle piante, causandone appunto una crescita sconsiderata. Questo perché? Perché all'interno della cellula possiede un pezzo di DNA circolare chiamato plasmide TI, che al suo interno contiene le istruzioni per la produzione di fitormoni, come la citochina e l'auxina, che causano la crescita incontrollata della pianta. L'opina, che è un aminoacido... Devo decidere cosa pensi. Lo prego, spegnete i microfoni, per favore. L'opina, che è un aminoacido e che è cibo per il batterio, non per la pianta, mentre i geni DIR che causano la virulenza. Essenzialmente i geni DIR permettono il trasferimento a una pianta come può essere... Sì, spegnete i microfoni, grazie. Il trasferimento a una pianta, come per esempio Arabidopsis thaliana, di questo plasmide TI. Essenzialmente cosa succede? Che il batterio schiavizza al proprio potere la pianta, costringendolo a produrre l'opina, quindi cibo per il batterio, e a crescere tantissimo, ok? Proprio con un tumore, fino a che la pianta muore. Essenzialmente il batterio è un ipnotizzatore della pianta. Quello che però abbiamo fatto è osservare questo fenomeno e ipnotizzare l'ipnotizzatore e dire benissimo, ok, questa è la situazione, ma se al posto dei geni, dei fitormoni e dell'aminoacido ci metto un gene che voglio io, il batterio non lo sa e trasferirà alla pianta i geni che mi interessano, ottenendo delle piante geneticamente modificate con delle caratteristiche interessanti, come per esempio la resistenza a condizioni climatiche avverse, che sappiamo essere un grosso problema con i cambiamenti climatici estremi che stiamo vivendo, la resistenza a parassiti, come vedremo più avanti, e poi per modificarne le qualità organolettiche. Esempio su tutti è il famoso Golden Rice, che è stato modificato geneticamente inserendo un gene dal narciso e un gene dal batterio Pantoen ananatis, in modo da produrre elevate quantità di beta-carotene. Perché il beta-carotene? Il beta-carotene è il precursore della vitamina A, la cui mancanza è una grave patologia in certe zone del mondo, soprattutto quelle tropicali, come vedete qui. Qual è l'idea? È che piuttosto che fornire a queste popolazioni alimenti normalmente ricchi in beta-carotene, ma che non fanno parte normalmente della loro dieta, della loro cultura, l'idea è quella di, siccome per esempio parliamo di paesi come le Filippine o l'India o il Bangladesh, in cui il riso è altamente utilizzato, l'idea è quella di introdurre un riso che abbia questa modificazione, quindi non sia necessario modificare le, diciamo, abitudini culturali di questi popoli. Ecco, torniamo alla domanda che vi avevo fatto all'inizio. Quindi il riso è un esempio di pianta geneticamente modificata. Diciamo A1, almeno A1 ci siamo. Ora, quindi torniamo a quella domanda. Quante sono le specie diverse di piante geneticamente modificate approvate nel mondo? La risposta esatta è una trentina. Solo una trentina. Forse... Adesso ce l'avete preso, non ce l'avete preso, adesso non so se c'è la chat, non la vedo neanche, però va bene. Poi alla fine mi dite se ci avete preso. Se vi fate una domanda vi costringo a dire se ci avete preso. Comunque una trentina, non sono poi così tante. E l'elenco di questa trentina è qua. Lo trovate sul sito della ISAA, quindi International Service for the Acquisition of Agrobiotech Applications, che trovate online gratuitamente. Questo è l'elenco, quindi leggiamocene. L'alfalfa, che è una leguminosa particolare, la mela, la colza, fagiolo, garofano, cicoria, cotone, fagiolo dell'occhio, cappellino comune, melanzane, eucalipto, lino, mais, melone, papaya,
petunia, ananas, prugna, rapa, pioppo, patata, riso, rosa, girasole, soia, zucchina, barbabietola da zucchero, canna da zucchero, peperone, tabacco, pomodoro e grano. Ok? Quindi queste qui sono quelle approvate. Poi non è detto che siano effettivamente tutte utilizzate, ma sono quelle approvate. Poi ci sono diverse varianti interne. Vi faccio notare che non c'è tra la fragola e il pomodoro c'è, vedete, il 31, ma la fragola proprio non c'è. Ok? Quindi la fragola pesce è proprio una bufala, perché non esiste una fragola approvata. Il pomodoro c'è, e questo è l'elenco dei pomodori geneticamente modificati approvati per il mercato da qualche parte nel mondo, e sono appunto queste, che sono 3, 6, 9, 11, sviluppate in diverse nazioni. 3 di queste sono sviluppate in Cina, ok? Le altre sono sviluppate negli Stati Uniti da almeno 2 o 3 aziende diverse, se non da degli enti pubblici come le università. Quindi esistono diversi, hanno delle caratteristiche diverse, quindi questo per dire che gli UGM non sono tutti uguali, oltre al fatto che se parliamo proprio di pomodoro, in realtà pomodoro è pomodoro, cioè originariamente non era neanche rosso, quello che è stato portato dalle Americhe era giallo e originariamente era ornamentale, non si mangiava neanche. Quindi già soltanto in questa foto qua, che magari potremmo utilizzare per celebrare la grande diversità del pomodoro, vedete che sono tantissime diverse tipologie di pomodoro. Questa cosa qui è accettata, mentre per esempio in alcuni paesi, come per esempio l'Italia, usare dei pomodori geneticamente modificati non è accettato. Ma ovviamente i due OGM più famosi sul mercato sono il mais e la soia, i quali coprono oltre il 95% del mercato. Quindi una stragrande maggioranza della soia e del mais che trovate sul mercato sono geneticamente modificati. Il primo è modificato, chiamato BT, perché è modificato con la tossina di Bacillus thuringiensis, che è un batterio. Ho detto una tossina, quindi questo mais contiene una tossina, contiene un veleno. Questa è una cosa che si sente spesso dire, magari, al mais, mais OGM contiene un veleno. Sì, peccato che non sia un veleno per noi, ma un veleno per gli insetti, ed è specifico per il loro tratto gastrointestinale, mentre a noi non dà problemi. Tanto che addirittura la tossina, cioè, scusate, quindi questa pianta come è modificata, è il gene codificante per questa tossina è inserita nella pianta, in modo che la pianta si produca da solo la tossina quando è sotto l'attacco di patogeni, come per esempio la pirallide, che può causare grossi problemi. La tossina non è così problematica, tanto che in agricoltura biologica, dove non si può, è fatto di vieto coltivare gli OGM, però siccome si possono utilizzare i pesticidi, basta che siano di origine naturale, ok? La tossina di Bacillus thuringiensis si può utilizzare. Quindi la stessa cosa che letteralmente viene accusata di essere un veleno può essere, dai detrattori degli OGM, può essere usata come pesticida nell'agricoltura biologica, mentre lì invece è tutto regolare. Quindi questo è uno dei tanti paradossi che vedremo più avanti. Dall'altro lato invece abbiamo la soia è geneticamente modificata per essere resistente a un erbicida. Okay. Quindi modificato con un gene batterico, questo erbicida è in grado di bloccare la sintesi degli aminoacidi, di alcuni aminoacidi nella pianta, ma abbiamo una versione batterica di questo gene che codifica essenzialmente per un enzima che fa la stessa reazione, in modo che la pianta modificata resista a quell'erbicida mentre le altre intorno muoiono. Il raggiungimento però del mercato è una vera e propria corsa ostacoli, perché gli OGM, siccome c'è tutto questo, diciamo, preoccupazione intorno, superano una trafila di controlli che è nettamente più lunga rispetto al cibo convenzionale o al cibo biologico. Quindi paradossalmente potremmo anche dire che sono anche più sicuri, perché sono molto più controllati. E negli Stati Uniti sono controllati dall'USDA e dall'FDA,
mentre nell'Unione Europea dall'EFSA. Questo comporta anche il fatto che un OGM ha dei costi molto più alti, perché tutti questi controlli hanno un grosso costo. Quindi anche questo può sembrare un paradosso, perché permette di mantenere il mercato in mano a poche multinazionali, che sono le uniche che hanno una capacità economica tale per poter affrontare tutta questa lunga trafila prima di arrivare sul mercato. Altri esempi di OGM sono questa papaya geneticamente modificata utilizzata nelle Hawaii, resistente al Ringspot virus. Essenzialmente questa papaya è stata vaccinata al virus che stava decimando la coltivazione negli anni 90. Qua è stato discusso, è stato modificato geneticamente in modo da prodursi una proteina vaccino che rendesse direttamente immune queste piante. Paradossalmente, grazie all'immunità di gruppo, oggi è possibile anche coltivare la papaya non geneticamente modificata e quella con agricoltura biologica, perché appunto queste piante qua permettono di mantenere il virus lontano. Oppure in Bangladesh è molto diffusa la melanzana geneticamente modificata, la BT. Considerate che il Bangladesh è un paese che è grande la metà dell'Italia circa, ma il doppio della popolazione dell'Italia. Quindi fatevi un attimo i conti sulla densità di popolazione. Questo vuol dire che ci sono molte più persone da sfamare con molto meno terreno agricolo sfruttabile. E quindi devono rendere molto. Quindi l'introduzione della melanzana BT ha permesso di aumentare le rese e anche di ridurre l'uso di pesticidi, molti dei quali in Europa sarebbero anche addirittura vietati. Mentre in Spagna viene la coltivazione del mais geneticamente modificato, che è molto diffuso anche nell'America Latina e Sud America. Ora, per quanto riguarda l'Italia, vi aspettereste che all'ingresso ci sia un grosso cartello con un divieto d'accesso. In realtà così non è, perché è soltanto un divieto di sosta. Perché, come ci insegna il meme di Drake, in Italia non coltiviamo la soia geneticamente modificata, ma senza alcun tipo di problema ne importiamo milioni di tonnellate dall'estero. Perché? Perché ci serve come mangime animale, quindi anche i salumi o i formaggi che sono nostra fiore all'occhiello spesso derivano da allevamenti foraggiati con mangimi geneticamente modificati, ovviamente non coltivati in Italia. Ora però, riguardo questo discorso, sono andato a prendere questo documento, questo fact sheet della Commissione Europea, di domande e risposte sulla policy dell'Unione Europea riguardo gli OGM. Perché la domanda è, ci sono molti alimenti e mangimi geneticamente modificati nell'Unione Europea? Allora sì, la Commissione Europea appunto dice che l'Unione necessita 36 milioni di tonnellate di soia all'anno per nutrire il proprio... Noi ne produciamo solo 1,4 milioni, quindi ne mancano un sacco. Tutta questo 1,8 milioni non è geneticamente modificata, perché in Europa nessuno coltiva la soia geneticamente modificata, e essenzialmente quindi tutta quell'altra soia che viene importata per la stragrande maggioranza è geneticamente modificata. Questa è la situazione nel mondo. Vedete che ci sono dei paesi che permettono la coltivazione, mentre altri che la importano. L'Italia è uno di questi, la Francia è uno di questi, il Regno Unito è uno di questi, mentre colossi come Stati Uniti, Canada, Messico, India, Cina, Australia, Brasile, Argentina, Pakistan coltivano gli OGM. Un esempio di OGM che ha fatto molto discutere è questa mela, la mela Arctic. Questa mela è geneticamente modificata in modo da non imbrunire quando la tagli. L'imbrunimento è legato all'attivazione dell'enzima polifenolossidasi, che a contatto con l'ossigeno causa l'inscurimento della polpa. Essenzialmente è stata bloccata perché con una metodica che è chiamata RNA interference. Per spiegarvela vi devo fare un esempio. Ipotizziamo che voi vogliate molte copie di un libro, casualmente il mio,
per puro caso, e vogliate che qualcuno ve le porti a casa. Quindi la fonte, in questo caso, del sapere è la libreria Upli, che è l'editore, mentre abbiamo la persona che guida lo scooter che ve lo porta a casa. Okay? Quindi a casa potete trasformare il sapere in vostra conoscenza. Essenzialmente nella cellula succede una cosa simile, quindi abbiamo il DNA, l'RNA e la proteina. Il DNA che contiene le informazioni, l'RNA che è il messaggero di questa informazione e la proteina che poi è il risultato finale. Con la metodica dell'RNA interference essenzialmente andiamo a bloccare il pezzo intermedio, cioè si modifica la pianta o la cellula con un pezzo di DNA che codifica per un pezzo di RNA che si incolla in maniera specifica all'mRNA della polifenolo ossidasi. Per la cellula questo è un segnale di errore ed è anche un segnale di fare a pezzi questo RNA. Quindi essenzialmente, appunto come direbbe Kenshiro, fa a brandelli questo RNA e di conseguenza non otteniamo la proteina. E questa mela è considerata OGM. Passiamo a un'altra mela che non imbrunisce. Questa è chiamata Envy, ok? Con un nome abbastanza evocativo. Questa Envy, come c'è sul sito del produttore, dice subito il punto 2, che le Envy ci mettono tantissimo a imbrunire perché hanno un alto contenuto in vitamina C, ok? Qui diciamo che è un risultato finale che è simile a quello della mela Arctic. Ma la domanda è, sono geneticamente modificate queste mele? No. Perché? Perché nascono da incroci, quindi natural breeding methods, quindi incrociando altre tipologie di mele. Alla fine si ottiene questa qua, tanto che loro, sul loro sito, in home page, subito la prima cosa che trovate è cross-pollinated, not free from genetic modification, quindi sono perfettamente naturali. Avrei molto da disquisire perché il fatto che la mela Braeburn con la Royal Gaia Gala si incrocino naturalmente è praticamente impossibile perché c'è la mano dell'uomo, quindi di fatto è un fenomeno artificiale, ma fa niente. Ma una delle cose, ma non c'entra di male, è dire ok, questa è senza ingegneria genetica, ma siccome è una delle primarie diciamo critiche nei confronti degli OGM e che gli OGM sono brevettati, ok? Per esempio questa mela qua è letteralmente brevettata e qui vi ho messo lo screenshot del patent, quindi del brevetto di questa mela. Quindi partendo dal presupposto che non c'è niente di male dei brevetti, io stesso ne ho scritto uno e sono un inventore di un brevetto, quindi non dovrebbe essere quella una critica. Ma la critica primaria ai fondi OGM che sono brevettati decade nel momento in cui capisci che anche le piante non geneticamente modificate si possono brevettare, quindi è una critica che non ha molto senso. Sempre sul discorso di non far imbrunire le piante, in questo caso invece abbiamo i funghi champignon, Agaricus bisporus, in cui è stato modificato in modo da eliminare uno dei geni, dei sei geni della polifenolossidasi, riducendo fino al 30% l'attività enzimatica, ritardando tantissimo l'imbrunimento del fungo. Ma questa volta è stato fatto utilizzando il famoso CRISPR-Cas9, che però quando questo fungo è arrivato poi alla USDA, questa non l'ha reputata un OGM e quindi poteva essere coltivata e venduta, questo è un articolo di Nature, poteva essere coltivata e venduta senza ulteriori controlli, nonostante sia palesemente geneticamente modificata, perché c'è stato un intervento che è CRISPR-Cas9, che vi ricordo un attimo cos'è. CRISPR-Cas9 nasce da un metodo naturale di difesa dei batteri contro invasori come i virus. Il batterio fa a pezzi il DNA del virus e ne prende una parte e lo conserva all'interno di queste sequenze, appunto CRISPR, che sono come una sorta di libreria. Cioè, la prossima volta che verrà fuori il virus, tirerà fuori il libro che serve. E in particolare tira fuori un CRRNA che matcherà con un tRRNA, il quale
guiderà in maniera specifica Cas9 sulla sequenza del DNA virale. Cas9 sono delle forbici molecolari, faranno a pezzi il DNA virale e siamo a posto. Siccome spesso è difficile da far capire, soprattutto per la sequenza PAM, qui ho trovato questo meme bellissimo, da Game of Thrones, credo, non l'ho mai visto, in cui si vede chiaramente che la sequenza PAM NGG è necessaria per tenere fermo il target e il gRNA guida Cas9 che come una spada taglia il DNA del target. Bene, alla luce di questo abbiamo osservato questo fenomeno e ho detto ok, ma se modifico io questo gRNA e gli metto la sequenza che voglio io, Cas9 andrà sul target che voglio io, quindi troverà il DNA e lo taglierà e farà un taglio in mezzo. Applicazioni sono diverse, per esempio eliminazione genica, che può essere utile per le piante o anche per dei microrganismi. Inserzione genica, se io gli fornisco dentro un altro pezzo di DNA da inserire dentro, e quindi comunque faccio transgenesi, oppure, questo è utile per esempio per ottenere degli animali per la sperimentazione, oppure la correzione genica, se vado per esempio con la terapia genica, su cui però non mi dilungo. L'eliminazione genica è quello che è stato fatto in questo fungo essenzialmente. Applicazioni di eliminazione genica con CRISPR nelle piante ce ne sono diverse. Qui una dall'Università di Studi di Milano, che gentilmente mi ha fornito questa slide e una slide che vedrete più avanti, in cui essenzialmente nel riso è stato utilizzato come target questa molecola, che è un fattore di trascrizione essenzialmente, che è un Fluorogen Activation Complex, è stato praticamente eliminato grazie a CRISPR-Cas. Okay? Quindi questa qui non c'è più, con il risultato di ritardare la fioritura del riso. Perché ritardare la fioritura del riso? Perché se rimane più tempo nella fase prima della fioritura, crea delle dei chicchi più grandi o ne crea di più, quindi può essere un vantaggio poi in termini di resa finale del prodotto. Quindi com'è andata a finire la storia del fungo? Qui vedete una lettera che ha ricevuto l'inventore del fungo modificato con CRISPR, Yinong Yang, e qui appunto vedete, anche sottoscritto purtroppo un po' in bianco, che il fungo modificato con CRISPR non contiene nessun materiale genetico introdotto. Questo perché? Perché alla fine di tutto il processo che vi ho fatto vedere prima, togliete tutto, quindi i plasmidi che codificano per Cas9, per il gRNA, non ci sono più. Quindi quello che voi trovate lì dentro è soltanto un fungo in cui dentro c'è una mutazione, che una o più mutazioni che hanno causato l'eliminazione di un pezzo di DNA, cosa che può naturalmente avvenire. O che può venire o naturalmente o per la mano dell'uomo, similmente a quello che è successo per esempio per le carote, che all'inizio non erano arancioni, ok, ma che noi abbiamo selezionato come arancioni, oppure all'avena, che quella che noi coltiviamo non è in grado di far distaccare il seme se non grazie alla mietitrite Beatrice, e ovviamente in natura una cosa non sarebbe sopravvissuta perché non sarebbe in grado letteralmente di riprodursi. Però qual è il discorso? Che questo fungo è indistinguibile da uno che tu avresti potuto tirare fuori dal campo e quindi non ricade negli OGM. Però poi quando questo fungo è arrivato nel vecchio continente è successo qualcosa, è successo questo, cioè che in qualche modo l'Unione Europea ha impedito agli agricoltori europei di utilizzare le piante editate, adesso questo viene chiamato così, cioè modificate con CRISPR. Anche se in realtà questo meme che ho fatto io non è vero per motivi di cui vedremo più avanti. Ma qual è il discorso? Qui due articoli Nature, appunto, che dice che le piante modificate con CRISPR subiranno in Unione Europea una trafila che è pari a quella degli OGM normali. Okay? Quindi di fatto ci stiamo dicendo che i prodotti di CRISPR sono OGM, cosa che invece negli Stati Uniti non è, quindi questo rispetto a quello che vi dicevo all'inizio, quindi a seconda della legislazione può essere diverso. La domanda è, l'Unione Europea è contro gli OGM, quello che ci si potrebbe chiedere? La risposta vera sta in questo meme, well yes, but actually no. Perché in realtà ciò che fa sicuramente l'Unione Europea è un obbligo di etichettatura, cioè tu, l'Unione Europea,
se un prodotto continua a girare, sei obbligato a scriverlo, ok? Cosa peraltro anche negli Stati Uniti. In realtà, riprendendo quel documento lì che vi ho fatto vedere all'inizio, si chiarifica ancora di più la situazione. Perché quello che dice l'Unione Europea è quello che riguarda gli OGM, un approccio precauzionale. Cioè, prima della commercializzazione c'è un'autorizzazione con un monitoraggio ambientale, un percorso precauzionale, scusate, con un'autorizzazione pre-commercializzazione. Stefano, non ti sentiamo più. Sì, okay, ora sì, ora sì. Penso quindi, ci siamo persi l'ultima frase. Quindi ha un approccio precauzionale con un'autorizzazione pre-commercializzazione e un controllo post. E appunto questo regolamento dice che c'è una serie di controlli e decisioni che rifiutano o autorizzano l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi geneticamente modificati, sia per la coltivazione che soltanto per l'utilizzo mangimistico o alimentare. Quindi l'Unione Europea non è contraria al OGM, l'Unione Europea ti dice questo è un OGM, questo non è un OGM, e se questo è un OGM fa una serie di controlli per dare l'ok o per la commercializzazione e o per la coltivazione. Tutti questo ci tengo a ribadire, è letteralmente la traduzione dall'inglese all'italiano di quello che si... Quindi non sono parole mie, non è una mia opinione, ma è letteralmente quello scritto sul sito della Commissione Europea. Gli OGM autorizzati dall'UE si sono dimostrati sicuri prima della loro emissione sul mercato. Lo ha concluso l'EFSA in collaborazione con gli Stati membri per ogni singolo OGM presente sul mercato. Quindi gli OGM presenti sul mercato europeo sono sicuri. Perché? Perché l'ha controllato l'Unione Europea. Esistono già OGM coltivati in Unione Europea? Sì, per esempio il mais geneticamente modificato di qui sopra, che è stato autorizzato nel lontano 98. Oggi sono autorizzati 58 OGM in totale, considerando anche la vendita come alimentazione e mangimistica, tanto che voi nei supermercati oggi potete andare anche in Italia a comprare la farina derivante da mais geneticamente modificato, che però viene da altri paesi, come per esempio la Spagna. La Spagna è il maggiore produttore europeo di OGM. Qui un punto cruciale. Una prima del 2015, gli stati europei potevano impedire la coltivazione degli OGM, che l'Unione Europea aveva detto essere ok, ma doveva portare delle prove scientifiche, cioè delle prove scientifiche che giustificassero il fatto che non era giusto coltivare l'OGM sul proprio territorio. I paesi, come per esempio l'Italia, su tutti, anche la Francia, forse questo è uno dei pochi casi in cui l'Italia e la Francia sono alleati fra loro, hanno attivato la cosiddetta clausola di salvaguardia, pur comunque non portando mai delle prove effettivamente scientifiche del fatto che della giustificazione del perché non si potesse coltivare. Quindi di fatto l'Italia ha da sempre impedito la produzione di OGM senza avere tutta questa ragione, senza portare mai delle effettive prove. Però poi la situazione è cambiata nel 2015 con questa nuova direttiva UE, che ha permesso maggiore flessibilità agli stati per decidere o meno della coltivazione degli OGM con determinate condizioni, in due momenti distinti, cioè sia nella fase di approvazione sia nella fase successiva. Adesso non vi ho messo gli elenchi, ma sono cose anche tipo socio-culturali, economiche, cioè i soldoni. L'Unione Europea evidentemente sotto pressioni di paesi come l'Italia, che era contraria agli OGM, ha diciamo allargato le maglie, e quindi a un certo punto ha detto vabbè, potete trovare anche delle giustificazioni che non sono scientifiche ma culturali, qualsiasi cosa voglia dire, per poter vietare gli OGM. E infatti qui ritorniamo con il progetto dell'Università di Milano. Ringrazio Francesca Giaume, dottoranda all'Università Statale, mia amica, che mi ha mandato queste slide per il laboratorio Formare Rice Genetics and Development Lab. Qui vedete
queste piante di riso in cui lei è molto contenta, quindi potreste pensare che siano quelle che sono state sviluppate, quindi che vi ho fatto vedere con CRISPR. In realtà no, queste sono altre piante che lei sta sviluppando, ma ottenute con altre metodiche di mutagenesi casuale, che però quelle non ricavano insieme l'OGM e quindi le può coltivare. Invece quell'altro, quello fatto con CRISPR, nonostante abbia un grosso potenziale, non lo puoi coltivare in campo aperto, ok? O se lo puoi fare, lo puoi fare con delle grosse restrizioni. Quindi loro sono costretti a svilupparlo soltanto a livello di laboratorio. Questo è un peccato perché mette, diciamo, le catene a un potenziale OGM sviluppato made in Italy, ok? Perché spesso associamo gli OGM all'estero come se fosse minaccia al Made in Italy, e questo sarebbe letteralmente un Made in Italy, sarebbe molto utile per la coltivazione in Italia, per la nostra risicoltura. Qual è il discorso? Che adesso c'è una pressione per cercare di far aggirare la normativa, cioè far sì che i frutti di CRISPR non ricadano all'interno degli OGM, perché questo permetterebbe di fare delle grosse applicazioni soprattutto nell'ambito della viticoltura, dove appunto l'uva, quindi il mondo del vino, utilizza una grande quantità di pesticidi in Italia. Quindi se fossimo in grado di modificarli in modo da utilizzare meno pesticidi non sarebbe male, anzi a un certo punto potremmo anche essere obbligati a doverlo fare. Qual è il discorso? Che in tanti, anche quelli che storicamente erano contrari all'OGM, adesso si stanno aprendo, ma si stanno aprendo per cercare di aggirare il problema, cioè di far sì che i frutti di CRISPR non ricadano negli OGM. Qua in realtà, qui è mia opinione personale, secondo me avrebbe più senso far decadere il divieto in generale nei confronti degli OGM per due motivi. Uno, perché non sappiamo se domani ci sarà una nuova tecnologia ancora migliore di CRISPR che permetta di avere risultati ancora migliori, ma che poi l'EFSA dice ok, un OGM è pure questo e quindi dobbiamo ricominciare da capo. E poi dall'altro lato perché comunque per quanto riguarda per esempio chi si occupa di biotecnologie con i microrganismi come me, CRISPR senza transgenesi comunque è azzoppato, perché per fare tante cose serve comunque inserire pezzi di DNA da altri organismi, e quindi comunque dovremmo fare transgenesi e quindi sarebbe lo stesso un problema, non ci risolverebbe il problema. Questo perché appunto i microrganismi possono essere utilizzati come vere e proprie fabbriche cellulari con lo scopo di muoverci da una raffineria basata al petrolio a bioraffinerie basate su biomasse rinnovabili come quelle vegetali, meglio ancora se derivanti da sottoprodotti industriali. I microrganismi possono essere protagonisti perché sono già naturalmente capaci di trasformare materie prime in prodotti di interesse come la fermentazione lattica da lattosio ad acido lattico, la fermentazione alcolica da glucosio a etanolo, e per questo motivo noi le chiamiamo microbial cell factories. Il problema è che la maggior parte di queste biomasse sono biomasse edibili, quindi che ci mangiamo anche noi, tipo il mais o la canna da zucchero. Questo è un problema per una questione economica, per una questione ambientale e anche per una questione sociale, perché si andrebbe a togliere cibo alle persone. L'obiettivo è quello, questo è un problema in termini di sostenibilità, quindi tre pilastri della sostenibilità e anche di economia circolare. L'obiettivo è spostarsi da biorefinerie di prima generazione, come queste, verso alcune di seconda generazione, che siano basate su biomasse residuali, chiamiamo, come per esempio le canne dei fossi, che non hanno un valore commerciale, piante che siano capaci di crescere su terreni marginali come i deserti o le spiagge, in questo caso l'ingegneria genetica delle piante ci potrebbe essere molto utile, ma anche scarti agroindustriali come può essere l'organico di casa, lo scarto lattiero caseario, dell'industria cartiera o della propria bietola da zucchero, quindi comunque spesso derivanti da piante, ovviamente non formaggio. Quindi in realtà il rapporto delle biotecnologie industriali con le piante è molto più stretto di quanto si possa pensare, per esempio per la produzione dell'artemisinina, che è un farmaco antimalarico, che normalmente viene dalla pianta Artemisia annua, ma ne produce una bassa quantità ed è stagionale. Qui l'obiettivo è di prendere le geni che permettono la produzione dell'artemisinina, metterle nel lievito, cervisie, e fargli produrre questo farmaco, cosa che sta fatta da Amiris e Sanofis. E similmente gli oppiacei, che sono antidolorifici, sono stati presi geni da
ratto nero, da Pseudomonas putida, che anche se è sempre un insulto è un batterio, ed ha quattro piante, tra cui il papavero doppio, messi in Ceremisie, e l'azienda Anteia, spin-off universitaria, ha permesso di ottenere opioidi ricombinanti. Questo perché lievito, in particolare Ceremisie, è letteralmente un coltellino svizzero da cui possiamo tirare fuori tante cose come vaccini, biocarburanti, cibo, birra soprattutto, ma anche farmaci. Parlando di farmaci, qui da una review Juarez del 2016, una serie di farmaci, molecole comunque terapeutiche come anticorpi o proteine terapeutiche ottenute dalla modificazione genetica di piante, spesso per, diciamo, dei vaccini. Qui vedete target patogeno, epatite, colera, rotavirus, tumori, rotavirus, eccetera, eccetera, con la produzione in patate, riso, fragole in questo caso, ma chiaramente non è un qualcosa poi di commerciale che ci possiamo mangiare, carote, arabidopsis, pomodoro. Quindi esistono degli esempi, l'idea quale potrebbe essere che i vaccini, uno dei problemi principali dei vaccini che devono essere conservati a una certa temperatura, in molte parti del mondo, soprattutto in quelle in cui servirebbero tante dosi di vaccino, pensiamo all'Africa subsahariana, la catena del freddo non sempre è garantita. Quindi, per esempio, modificare geneticamente, che so, una banana in modo da avere dentro all'interno del vaccino risulta molto più semplice per il trasporto, per la conservazione e poi anche per la distribuzione, perché te la mangeresti al posto che fartela iniettare. All'interno del mondo della modificazione genetica ci sono anche altri, ci sono microrganismi come Escherichia coli per produrre insulina, Ceremisie per lieviti per la produzione di enzimi che utilizziamo per la detergenza, animali modificati per la sperimentazione medica, oppure qui vedete un pesciolino modificato con gene per la proteina fluorescente verde che serve per il, per esempio, per le biotecnologie ambientali. In conclusione, come ultima slide, alcune incomprensioni che ci possono essere. In primis vi consiglio di guardare questo paper del 2016 che sottolinea cioè un'analisi di come la comunicazione visuale degli OGM in Italia faccia paura, e questo va nell'ottica delle prime due stringhe di Google Immagini che vi ho fatto vedere prima, letteralmente quello discorso. Se tu cerchi le informazioni sugli OGM in Italia trovi il male assoluto, quindi ovvio che poi la gente si spaventi. Quindi in Italia purtroppo per ora non possiamo coltivare gli OGM, quindi tanti dicono perché non voglio OGM, perché vorrei poter scegliere. In realtà l'Italia è uno di quei paesi in cui non hai la libertà di scelta da questo punto di vista, perché sei costretto a scegliere il non OGM. Aiuta anche a raccontare delle storie in cui gli OGM hanno fallito, perché uno dei problemi dei pro OGM che ti vengono a dire sicuramente funzionano benissimo, sono la cosa migliore del mondo. In realtà ci sono dei casi, come per esempio in Burkina Faso, che hanno applicato il cotone geneticamente modificato, e tra l'altro è lo Stato che decide, che compra i semi e poi li vende ai contadini, quindi i contadini non hanno libertà di scelta. L'hanno provato, e siccome il Burkina Faso è il maggiore produttore africano di cotone, e quindi loro volevano una certa quantità, hanno detto a noi non piace, quindi grazie, arrivederci. Ci sta, perché ovviamente non è un no all'OGM per partito preso, ma un no all'OGM perché l'ho provato e non mi piace. Va benissimo. Questo anche perché ci può permettere anche lo sviluppo di microrganismi geneticamente modificati di particolare interesse. Quando parliamo del batterio che produce insulina, tutti ma quello va bene, gli OGM non vanno bene. Okay? Anche perché rischiamo di perderci uno scrigno veramente pieno di tesori. Chiaramente la modificazione genetica porta con sé un dibattito pubblico etico che si esacerba ancora di più quando parliamo, per esempio, di modificazione dell'uomo, modificazione di embrioni, ma anche già con le piante. Quindi è giusto avere un dibattito con la popolazione, quindi affrontare i dubbi, affrontare i problemi, perché chiaramente ci sono diverse strade che si possono intraprendere. Quello che dico io sempre è che gli OGM sono un'opportunità, non sono la soluzione a tutti i nostri problemi, sono una freccia al nostro arco. Perché diciamo, farne a meno per motivi semplicemente ideologici
oggettivamente non ha senso e potremmo anche svenarci, e questa questione di CRISPR, OGM, non OGM va in quella direzione. Con questo io ho concluso, vi ringrazio, mi trovate, oltre che al Dipartimento di Biotecnologie e Bioscienze, mi trovate sui social network, quindi soprattutto Instagram, qui appunto il mio libro Geneticamente Modificati, Viaggio nel Mondo delle Biotecnologie, che potete anche vedere sul QR code, facilità, e poi vi anticipo che nel 2021 uscirà il mio nuovo libro, sempre edito da Ripley, dedicato ai microrganismi, che spero di venire a presentare a Pavia, al Collegio Ghisleri presto. Quindi con questo vi ringrazio, se avete domande fatemi sotto. Grazie mille per la bellissima presentazione. Ci sono domande? Se siete timidi potete anche scrivere in chat. Vedo che Omar Zvavi ha alzato la mano, prendi pure parola. Vai. Grazie mille. Allora, innanzitutto grazie per questa presentazione che era estremamente esaustiva. Infatti, diciamo, la domanda che avevo, che mi era venuta in mente da un po', praticamente è stata in parte risposta con la penultima slide riguardo al paper. Però volevo chiederle, visto che è un grande esperto in materia, secondo lei qual è il problema di fondo, cioè alla base di tutta questa avversione che c'è in Italia verso appunto gli organismi geneticamente modificati? Allora, sicuramente, tanto grazie per i complimenti. Tanto tu la risposta l'hai indovinata? No, praticamente no. Cioè, mi aspettavo molti di più in realtà. Hai visto? Avevo pensato, esatto, su quello, mi pare di circa 650. Allora... Ok, mi ha impressionato. Scusa, era il prezzo da pagare per la domanda. No, si figuri. Anzi. Allora, perché in Italia? Beh, perché in Italia abbiamo un rapporto particolare col cibo. Per noi il cibo è sacro. Per fortuna, direi, perché diciamocelo fuori dai denti, mangiamo molto bene rispetto al resto d'Europa. Cioè, non ci batte nessuno, che okay? È un po' di nazionalismo, così a caso. Però è vero, ok, cioè, se vi capita di andare all'estero da italiano soffriamo sempre, quindi per noi il cibo è un rito, è sacro, è quasi una religione, quindi quando tocchi qualcosa di così sacro, quasi tabù, diventa complicato. Siamo il paese in cui abbiamo 7 milioni di programmi di cucina in televisione ed è la celebrazione sempre della particolarità, il pomodoro specifico, e qui, cioè, già tanto se pensi ai numeri di pomodori che abbiamo in Italia, sono tantissimi. Ed è bellissimo, perché ovviamente vuol dire che abbiamo una grande scelta, una grande disponibilità, IDOP, IDOCG, per difendere ovviamente il Made in Italy. Siccome gli OGM sono sempre visti come una cosa di esterno, viene visto come una minaccia nei confronti di tutto questo. Quindi in Italia risulta difficile proprio perché è stata fatta a livello istituzionale, a livello anche politico, una vera e propria battaglia contro gli OGM. Quindi abbiamo un'idea che sia un qualcosa veramente di negativo, come se vedi anche spesso la pubblicità, senza mangino OGM, senza OGM, che ricorda il discorso senza olio di palma, senza il glutine, eccetera, eccetera, quindi per la retorica del senza. Diciamo che sicuramente non aiuta anche... Quindi il fronte del contro è molto forte, anche se, come dicevo prima, adesso vi posso garantire con i miei occhi ho visto enti che erano fortemente contrari agli OGM aprirsi invece adesso a questo discorso dell'editing, perché ci si sta rendendo conto che si sta arrivando contro il muro, che forse a un certo punto dovremmo iniziare a utilizzare un qualcosa di diverso per ridurre l'uso dei pesticidi. Poi chiaramente in Italia va molto forte il tema del biologico, io non sono contrario al biologico assolutamente, spesso è visto come in antitesi rispetto all'OGM, ma non è vero, perché il biologico è una metodica di coltivazione. L'OGM è un prodotto che è diverso. Teoricamente, se tu dalle regole del biologico togliessi la riga che dice che non si possono usare gli OGM, tutto il resto varrebbe lo stesso, ok? Però sono sempre visti in antitesi. Antitesi, quindi non so, l'OGM viene dagli Stati Uniti, allora è come il burger, è come gli statunitensi che mangiano le schifezze, quindi è quello. In realtà far capire che ci sono delle situazioni in cui serve davvero, poi magari per l'Italia potrebbe anche non servirci mai l'OGM, questo è il discorso. Però in paesi come Bangladesh, che vi dicevo, io faccio sempre il paragone con l'Italia per quel motivo,
cioè è grande quasi quanto la Grecia, più o meno. È il doppio della popolazione italiana, rendiamoci conto. Cioè lì le rese devono essere alte, altro che una cosa specifica. Quindi l'Italia è difficile, io appunto ne parlo da tempo, ho preso un sacco di insulti anche per questa cosa qua. Quello che vedo è che fortunatamente si sta un po' aprendo di più. Quello che molti agricoltori dicono è: dateci la possibilità di provare, soprattutto se è l'EFSA stesso che dice questa cosa qui è sicura, perché tante persone hanno paura della sicurezza, ma come vi ho detto, torno a ripetere, quello che vi ho, le frasi che vi ho messo lì, le ho letteralmente tradotte da quel sito della Commissione Europea. Cioè ci tengo perché lo dicono letteralmente loro, non lo dico io. Grazie della risposta. Grazie della domanda. Ma quindi è praticamente circoscritta all'Italia o magari anche alla Francia questa problematica, questa avversione, o anche in tutta Europa? Cioè... No, allora, tra i paesi dell'Unione Europea, quelli che coltivano gli OGM al momento sono la Spagna, il Portogallo, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Romania, e mi pare che anche la Germania si stia aprendo in parte. Però proprio sul fronte del no ci sono in prima linea l'Italia e la Francia. Perché? Perché la Francia, dal punto di vista del cibo, ha una cultura come la nostra. Poi i nostri formaggi sono più buoni, però fa niente. Non è vero, sì, certamente, molto... ovvio. Mi piace molto il brie, quindi devo... mannaggia me. Però ovviamente la Francia, da questo punto di vista, è molto simile a noi. Mi incuriosirebbe il discorso, approfondire il discorso Spagna, perché comunque la Spagna, anche da quel punto di vista, è molto più simile a noi, culturalmente parlando, però invece lo usano primariamente per i mangimi. E vi racconto questo aneddoto che mi sono dimenticato di dire. L'anno scorso a un congresso a Berlino dedicato proprio a dottorandi che lavorano sull'ambito dei lieviti, quindi c'è, cioè, persone di settore, ho incontrato una ragazza ungherese di Debrecen che era convinta che in Unione Europea fosse vietato la coltivazione di OGM, quindi che fosse proprio la UE a dire non puoi coltivarli, ok? Ripeto, una persona che lavora con i lieviti, non il primo che passa per strada, quindi che sa cos'è un OGM. Io gli dissi che non era vero, tanto che chiamai un'altra ragazza spagnola che c'era lì e gli dissi: coltivate voi gli OGM? Dico, certo, noi coltiviamo il mais. Lei è rimasta scioccata perché in Ungheria le hanno raccontato questa cosa, che era l'Unione Europea a vietare gli OGM, quando in realtà non è assolutamente vero, perché sono i singoli paesi che deliberatamente scelgono di coltivare o meno gli OGM. Quindi, ripeto, anche evidentemente in Ungheria c'è questa credenza anche per quelli del settore. Mi ricordo che è rimasta scioccata, le ho dovuto mandare per mail un sacco di link perché voleva approfondire la cosa e... Quindi questo per darvi il polso della situazione. Ci sono altre domande, curiosità? Sì, posso? Certo, prego. Sì, buonasera. Grazie innanzitutto della presentazione. Volevo capire come l'organizzazione, l'Unione Europea o quella americana, possono dire che un OGM è sicuro. Cioè, quali sono le tappe scientifiche che si fanno? Cioè, come fanno a capire tutte le possibili implicazioni che possono succedere, nel, per esempio, per nuove proteine oppure per salti di geni? Ma questa è una domanda complicatissima a cui in realtà non so dare una risposta esatta, perché non ho mai veramente approfondito poi diversi passaggi. Ci sono dei protocolli standard, sicuramente se si cerca sui siti, secondo me si possono trovare. È una trafila che dura tanti anni, c'è un risk assessment, ci sono proprio dei punti che vengono analizzati. Ovviamente è complicato perché ogni OGM è diverso e questo è un tema da affrontare, perché la gente pensa che tutti gli OGM sono uguali, tutta una stessa roba, quindi essere contrario agli OGM in toto non ha senso, o essere a pro gli OGM in toto non ha senso, perché cioè il pomodoro, il grano, il mais sono tre piante completamente diverse, quindi non avrebbe senso. Nello specifico, da quello che so, da quello che ricordo, sono dei controlli che riguardano sia la questione ambientale, quindi l'impatto ambientale, sia della salute dell'uomo. Chiaramente quello per la salute dell'uomo paradossalmente è più semplice, ok? Chiaramente poi quando va in campo aperto è più difficile da controllare, cioè da prevedere. Per questo motivo anche ci sono dei controlli post commercializzazione, perché ci sono alcune cose che per forza di cose non riesce a controllare direttamente.
C'è da dire anche un altro fatto, hai menzionato i passaggi di DNA, eccetera, eccetera. Passaggi di DNA, beh, a parte che nell'uomo, quando noi ingeriamo, il DNA essenzialmente viene completamente distrutto, quindi che noi possiamo risultare modificati è un evento praticamente impossibile. Oltre al fatto che dentro un pomodoro ci saranno non so quanti geni, 20.000 ce ne saranno, boh, aggiungendone uno non vedo cosa possa cambiare nell'atto poi del DNA stesso. Oltre al fatto che appunto spesso i tratti genetici aggiunti forniscono un vantaggio in certe condizioni. Vi spiego meglio. Pensiamo alla pianta resistente all'erbicida. Quello ha un vantaggio solo se c'è l'erbicida. Se va in un altro campo, da un'altra parte dove l'erbicida non c'è, non ha alcun tipo di vantaggio, quindi di fatto è uguale a una soia normale. Fermo restando che molte delle piante, cioè appunto le piante geneticamente modificate, sono comunque delle piante selezionate dall'uomo, che spesso e volentieri in natura non sopravviverebbero, perché magari sono deboli. Pensiamo all'avena, che non è geneticamente modificata, ma è quello il senso. L'avena in natura non sarebbe in grado di far staccare il chicco e di riprodursi, quindi se anche la modificassi in modo che sparasse i raggi laser, se la metto in un altro campo, non muore, perché non si può riprodurre. Cioè non muore perché cresce, ma poi non si riproduce, quindi ciao. Quindi questo è. Quindi sicuramente è una trafila molto lunga, ripeto, purtroppo non conosco i dettagli, però sì, e appunto negli Stati Uniti, per esempio, tanti dico, ovviamente ci vorrebbe un controllo lungo nel tempo, ci vorrebbero fino a 50 anni per avere poi dei dati effettivamente totalmente completi. Il problema è che non abbiamo gli OGM, cioè gli OGM da meno a 50 anni, quindi non possiamo ancora avere i dati completi. Quello che noi vediamo fino adesso è che non vediamo dei problemi, per esempio negli Stati Uniti, per quanto riguarda nell'ambiente né nella salute dell'uomo, per causa diretta appunto degli OGM, quindi questo è il discorso. Ovviamente questa è una lunga trafila che, come dicevo prima, ha dei costi non da poco, quindi anche lì non possiamo pretendere di avere la botte piena e la moglie ubriaca, come si dice, ma se vogliamo tanti controlli dobbiamo anche capire che costano e quindi solo in pochi potranno permettersi di farlo. E ovviamente, ultimo inciso, in Europa, il numero di Unione Europea, il numero di piante che vengono sottoposte all'EFSA è molto basso. Perché? Perché i produttori sanno già in partenza che tanto la maggior parte degli stati dell'Unione vieta la coltivazione. Quindi è un circolo vizioso, cioè se io so che tanto non c'è mercato in Italia, né in Italia né in Francia né nel Regno Unito, ma solo in Spagna, allora è inutile anche che lo propongo, che poi mi costa un sacco di soldi e poi non ho un ritorno economico. Grazie, molto gentile, grazie. Abbiamo tempo ancora per un paio di domande, se ci sono. Se non ce ne sono, avevo in mente io una piccola curiosità. Volevo chiederti se ci sono effettivamente, ovviamente se lo sai in base alle tue conoscenze, delle differenze tra la trafila per appunto mettere in commercio, per approvare gli OGM destinati all'alimentazione e quelli destinati all'uso medico, quindi vaccini, cioè piante che producono vaccini, anticorpi, eccetera. Non lo so, perché non so che trafila facciano quelli dei vaccini. Ok. Anche perché mi aspetto che quelli dei vaccini non siano in campo aperto. Ok, certo. Sono mi aspetto una serna. Di laboratorio, probabilmente. Mi aspetto una condizione ipercontrollata, perché? Certo. Perché sappiamo che quando parliamo di OGM spesso parliamo di agricoltura di massa. Mm-hmm. Okay. Che è fatta per produrre un sacco, i vaccini ne produce un sacco, e se io fossi uno che ha una pianta che fa un vaccino, la metterei in una serra e gli farei avere la temperatura perfetta e l'acqua perfetta con l'umidità, e non mi fiderei del tempo che c'è fuori, diciamo così. Anche perché questo mi permetterebbe di coltivarla tutto l'anno, considerando qual è il valore
della molecola che poi mi produce, cioè non è a scopo alimentare. Per la parte invece del PID, quindi della mangimistica, mi aspetto che ci sia un qualche controllo zootecnico. Certo. Con dei parametri chiaramente diversi rispetto a quella alimentare. Sì. L'ambientale mi aspetto che sia invece analogo, perché comunque poi va in campo aperto. Bene. Se non abbiamo altre domande, magari chiudiamo con una nota simpatica, perché nella chat un ascoltatore o ascoltatrice ha scritto: grazie dottor Bertacchi, ottima presentazione, il Milan al 45° minuto è sullo 0-0. E anche di questo, sì, anche in realtà mentre mi faceva la domanda sogno ho controllato molto bene. Ecco. Mi sono reso conto solo dopo che la mia presentazione coincideva con la frutta di Mina, ma va bene. Bene, un pan premuroso. Sì, sì, esatto. Grazie. Bene, allora direi che possiamo ringraziare nuovamente il dottor Bertacchi per la presentazione, per averci parlato di biotecnologie vegetali. Grazie a voi. E grazie a tutti per aver partecipato, alla nostra Biotech Week. Speriamo di avere la possibilità di ospitare il dottor Bertacchi in collegio a gennaio per la pubblicazione del suo libro. E speriamo di vedere anche tutti voi, quindi con questo vi auguro una buona serata. Grazie a tutti. Buona serata. Buona serata.